La sua vita da prete è stata fatta di poche essenziali esperienze. La prima fatta da prete proprio fresco dell'ordinazione è quella della guerra, di cappellano prima di soldato, poi di cappellano militare sul fronte. E poi, tornato dalla guerra, ha insistito col suo vescovo, perché non voleva più essere rimandato in seminario dove cominciava a insegnare qualcosina, e dice voglio andare in parrocchia, e da lì in poi fino alla morte è stato parroco, come sapete, prima di Cicognara, Bozzolo, Cicognara, poi Bozzolo fino alla morte. E poi vabbè, ha scritto tanto, ma questi scritti, come sappiamo, non sono altro che la sua predicazione messa per iscritto. Tutti i suoi libri, in fondo, nascono da prediche, da riflessioni, quindi ha girato un po' a predicare, ma quello che mi sembra interessante per noi preti è che questo prete, questo parroco anzi, non ha fatto, diciamo, l'intellettuale, ma fa parte di quella stirpe di preti, ce ne sono stati tanti, ma credo ce ne siano tanti anche oggi, di parroci, però che pensano, che studiano, pur restando parroci. Non perché devono fare i professori del seminario, così, ma perché hanno la passione. Certo, Mazzolari leggeva, ha letto tantissimi libri, già da seminaristi, ma soprattutto ha letto la realtà, la vita. E tutto quello che ha scritto e fatto, in fondo, viene dalla sua esperienza di prete e di parroco. Se vogliamo fare un po' i poeti, via, se me lo permettete, diciamo che è tutto da questo piccolo bozzolo che è spiccata, ecco, la farfalla del suo pensiero. Ecco, facciamo così anche adesso, ci deponiamo tutte le preoccupazioni, i pensieri che ci assillano e dedichiamoci questo momento di riposo, di riflessione. Riflettere su noi stessi, sul nostro ministero, non è una chiusura in noi stessi, ma è un cercare di andare sempre al fondo, all'origine, ripensare come nelle nostre mani è stata deposta indegnamente la buona notizia. E al fondo quindi di questo nostro compito, dietro queste nostre mani, sta da un lato Cristo, da cui proviene questo compito che ci è stato dato, e ogni uomo al quale è destinata questa buona notizia. E in questa tensione, ecco, fra Cristo che cerca ogni uomo e ogni uomo che più o meno consciamente ma cerca Lui, cioè cerca la verità, cerca il bene, cerca la gioia, cerca la vita, in questa tensione sta il senso stesso della Chiesa e in esso del nostro ministero e dunque della nostra vita. Ecco, questa è la tensione missionaria, come si dice, nella quale credo si collochi anche l'esperienza, la riflessione di Don Primo. Comunque io sottolineo soprattutto questo aspetto. Mazzolari è stato un testimone, diciamo, molto precoce. Forse questa precocità a volte può dare fastidio, sapete, sono quelle persone che vanno a mettere il dito sulla piaga, che risvegliano un po' da qualche pigrizia, quindi a volte danno un po' fastidio, no? È stato un testimone sofferto, lui per primo, all'inizio del secolo, del Novecento, che questa tensione tra Cristo e l'uomo cominciasse un po' a spegnersi, soprattutto dal lato dell'uomo, che sembra far fatica o non desiderare più neanche di andare verso Cristo. Oh, questo è un problema nostro, Questa piaga aperta è il problema, io credo, della Chiesa di oggi ancora. Se siamo d'accordo su questo, intanto, vedete, possiamo sbarazzarci tranquillamente, come quando si pulisce il tavolo, tutte le carte inutili, di un sacco di sciocchezze o di cose prese per serie di cui ci occupiamo, ci preoccupiamo, mentre questo è il nostro punto, no? Come mai si è creata questa lontananza, appunto, ecco il tema dei lontani, fra due persone che sono destinate l'una per l'altra, Cristo che è per l'uomo e l'uomo che è per Cristo? Come mai queste due persone, queste due, questa tensione non è più così viva? Questa è la nostra preoccupazione unica, credo, e fondamentale che dobbiamo avere come preti. A me sembra che Mazzolari l'abbia avuto molto, quindi ci possa aiutare non a trovare delle soluzioni, diremo subito, ma lo sappiamo, e Mazzolari poi ce lo dirà in modo molto chiaro con le sue parole, non a trovare delle soluzioni tecniche, pratiche. Non è questo il suo spirito, ma di ritrovare il senso, lo spirito, il valore di questa tensione. Fare sì che se dalla parte dell'uomo questa tensione è calata, non cali, perché non può calare, quella tensione che viene da Cristo, ma che è messa appunto anche nelle nostre mani. Mazzolari coglie questo problema fondamentale, abbiamo detto, da esperienze concrete,
Ne ricordo tre. La prima esperienza fondamentale è quella della prima guerra, la cosiddetta grande guerra. Grande guerra appunto perché grande strage, come diceva appunto Papa Benedetto XV, un'inutile strage. Cioè dove sono andati al massacro migliaia e migliaia di giovani, che ha coinvolto per la prima volta tutte le famiglie e la società italiana. E Mazzolari era presente prima come soldato, poi come cappellano. Ora, qui ha cominciato a cogliere la realtà, anzi come dice con le sue parole che adesso leggiamo subito, l'uomo. Perché, sappiamo, allora i seminaristi vivevano in una serra, no? Chiusi dentro al riparo, ben al sicuro, uscire nella trincea addirittura, a contatto con ragazzi della tua età, con cui devi condividere tutto, compreso i sentimenti, perché ti facevano scrivere le lettere, perché non erano capaci di scrivere questi ragazzotti, ti facevano scrivere al seminarista, al prete che aveva studiato, la lettera all'amorosa, la lettera alla mamma. Dividere l'angoscia della sofferenza, della ferita, della morte, la paura. Mazzolari descrive questa cosa in un modo molto bello in un passo del suo diario. Il prete soldato fu nella trincea, all'assalto, nell'ospedale, nell'accantonamento, e nel suo cuore incandescente dovettero confluire le confidenze più tenere, i segreti più reconditi, le ambasce più nere, lo spasimo, l'angoscia, le lacerazioni di un'umanità vicina ora, con la quale egli viveva, agiva e soffriva, si confondeva. E molti, molti preti, che per la prima volta si affacciavano alla vita, erano ragazzi, furono costretti a guardarla così, con gli occhi ancora lucidi di innocenza e di ingenuità. Molti, per la prima volta, vedevano l'uomo. E lo vedevano in questo distacco, appunto, perché non erano soldati gli ufficiali che venivano dalla borghesia, quindi erano un po' anticlericali, massoni, distaccati, ma anche i contadini, gli operai, la gente comune che era al fronte, ci si rendeva conto che non erano più così vicini alla tradizione religiosa, alla Chiesa. Ebbene, ma Solari in questa esperienza coglie qualcosa di più profondo. Sapete che questa sua esperienza è stata riflessa poi nel romanzo autobiografico molto bello che vi consiglio di rileggere, no? Di leggere, La pieve sull'argine, dove lui si impersona in questo prete che si chiama Don Stefano Bolli, ma è lui. E dice questo al ritorno dal fronte, questo Don Stefano, cioè Don Primo. Va in curia, va a salutare il vescovo non c'è, parla col vicario generale, e ha un colloquio un po', sapete, il vicario generale lo guardava un po' sospetto, perché questi preti che erano stati al fronte, insomma, ha avuto qualche esperienza un po' strana, quindi lo guarda un po' male. Allora lui gli dice, quello che noi abbiamo visto, dice al vicario generale, è forse un po' diverso dal mondo che immaginate. Laggiù, Monsignore, si moriva a centinaia, a migliaia, ed erano giovani che con calma disperata chiedevano un motivo per chiudere gli occhi in pace. Ho visto il mondo, non il mondo dei nostri manuali, quello del seminario, ma quello per cui il Signore si lasciava crocifiggere in ogni caduto. Ecco, vedete che coglie questo mondo reale nella sua brutalità, ma nello stesso tempo in questo mondo vede che è presente Cristo crocifisso. Quindi, se questa tensione è calata, nel senso che questi giovani non sono più così vicini alla pratica religiosa, d'altra parte però cercano ancora la verità, il senso della loro vita e della loro morte, e dall'altra parte Cristo è presente, non solo li cerca, ma è presente con loro nelle loro sofferenze. Quindi, se non c'è più questo primo livello di una tensione fra l'uomo e Cristo, rimane quello più profondo, o se volete fra l'uomo e la Chiesa, rimane quello fra l'uomo e Cristo, da parte di Cristo soprattutto, che è presente. Semmai, in quell'esperienza Mazzolari si rende conto che come Chiesa aveva potuto schermare, oscurare questa tensione profonda tra l'uomo e Cristo. Perché? Perché in guerra i cappellani erano propagandisti anche dei valori della patria, erano quelli che incoraggiavano i soldati ad andare all'assalto anche. E la Chiesa quindi si era presentata come difensore di valori sbandierati come tale, la patria, la dignità, la civiltà, queste cose poi miseramente fallite proprio nell'esperienza della guerra. E difatti, incontrando un gruppo di soldati sul treno, questo giovane prete, Don Stefano Bolli, ripeto che in persona Mazzolari, si rende conto di aver ingannato questi giovani, dice di averli pasciuti di vento, cioè di retorica, dice così, e questo di fronte alla morte. E per colmo si era servito del Vangelo, anche lui dunque aveva tradito, come per motivi diversi avevano tradito le classi dirigenti. Egli però aveva tradito con il Vangelo in mano, col comandamento della carità in mano. Allora Mazzolari va in una crisi profonda,
Cioè, potremmo tradurre, io sono stato un cappellano. Il cappellano è quello che è a servizio di una casa, di una famiglia, di una corte, di una patria, di un reggimento o di qualcos'altro. Ma il cappellano è sempre un mercenario. Ricordate una volta c'erano le cappellanie mercenarie. E invece un'altra cosa deve essere il prete, non cappellano, ma testimone del Vangelo. La famosa frase di Mazzolari, non c'è altra via, o sei buon pastore o sei mercenario. Ce l'abbiamo qui, buon pastore. Pasci i miei agnelli, cioè fa come me. O sei buon pastore o sei un mercenario, non c'è una via di mezzo. Ancora una volta il Vangelo ci prende il cuore e ci obbliga a scegliere. Solo così si può ravvivare e mantenere viva quella tensione appunto fra Cristo e l'uomo, essendo non cappellani, ma pastori, cioè testimoni di Cristo stesso e del suo Vangelo. Questa è la prima esperienza che, ripeto, sembra faccia emergere in Mazzolari questa consapevolezza. La seconda è quella che possiamo ambientare meglio perché ci troviamo qui, l'esperienza della parrocchia di campagna, che forse molti di voi conoscono certamente meglio di me. Ossia, questa bassa mantovana, queste popolazioni, insomma, queste campagne erano caratterizzate allora, come noto, da atteggiamenti anticlericali o socialisti o comunisti, comunque una presenza di povertà e di fatica che rendeva un po' lontano il popolo rispetto alla Chiesa, ai preti, che so io. E questo conferma, ovviamente, nel Giovanni Mazzolari, la penosa sensazione, soprattutto a chi ci cognara, no? Di lontananza, di una, appunto, lontananza ormai consumata fra il Vangelo e la vita della gente. Con che si era cercato di reagire attivandosi in modo sociale, il vostro Don Bruno Bignami in un articolo della rivista del Clero, un bell'articolo quest'estate, no? Ha descritto alcune di queste attività in cui Mazzolari si impegnava come tutti i parroci, la colonia estiva, la festa del grano, il primo maggio cristiano, eccetera. Ma poi si rende conto che neanche questa attività basta, perché la lontananza continua. Lei con le sue parole, il povero prete della parrocchia, ha spesso l'impressione che la sua fatica non prenda. Nessun comprendimento, nessuna risposta, nessuna reazione. La distanza aumenta. La solitudine interna alla chiesa parrocchiale e alla canonica, nonostante il moltiplicarsi delle iniziative, aumenta. Di quanta fede ha bisogno per resistere alla tentazione di scappare in convento? C'era un'altra strada che si poteva percorrere, viene percorsa dalla Chiesa di quel tempo, negli anni del fascismo, poi dopo anche negli anni 50 in altro modo, la strada dell'attivismo, dell'organizzazione, pensate quella che sarà, quella che fu la grande azione cattolica, i quadri ben organizzati, le iniziative, contrapporre a questa massa sempre più indifferente una massa attiva che possa... Cosa dice Mazzolari? Vanno troppo diritto, sono disperatamente logici, gli estensori di piani e programmi pastorali, mentre la realtà non è logica. Ha sì una logica sua, la quale non corrisponde alla logica nostra. La vita è complessa, è multiforme, capricciosa, individuale o personale, mentre la logica è l'astrazione, l'universale. Diminuito il gregge, decimati i pastori, si sono rese necessarie statistiche, specchietti, moduli. Che danari mal spesi. E quanta gente che conta inutilizzata. Attorno alle curie nelle città c'è un formicaio di sporca carte. Fuori in trincea mancano i comandanti di compagnia. Uffici di collegamento, si dice. Ma prima di collegare bisogna avere qualcosa da collegare. Il burocrate impianta l'ufficio, si crea il lavoro e fa lavorare per avere un lavoro, cioè per giustificarsi in faccia alla propria coscienza e ai superiori. E ancora Mazzolari scrive, sembra una cosa di oggi, no? Gli dicevo, siamo ancora dentro. Scrive al suo vescovo Cazzani nel 41, gli dice, davanti a questo cumulo sempre crescente di disposizioni burocratiche, ci si chiede se il parroco è semplicemente un funzionario, cappellano funzionario, o qualcos'altro. Come trovare il tempo di studiare, di assistere le anime, di vivere vicino alla nostra gente, vicino, lontani, vivere vicino. Questo mi spiega, insieme ad altre cause, come vada spegnendosi fra noi sacerdoti l'amore del sapere e la passione di un apostolato veramente spirituale e adeguato ai tempi.
E ancora, nel mondo dell'attività parrocchiale c'è un disagio avvertito da tutti, sofferto da molti, confessato da pochi. Ancora più pochi sono coloro che cercano le strade per raggiungere le masse operaie. Oggi magari non abbiamo più queste masse, ma abbiamo comunque masse, sappiamo. E contadine, la cui apostasia, come disse Pio XI, è il più grande scandalo del nostro secolo. E credo ancora del nostro. La terza esperienza, quella più nota, più vicina a noi, quella del secondo dopoguerra, quando appunto la Chiesa mette in atto tutti i suoi battaglioni, sempre per parlare col linguaggio del mazzolari cappellano, no? Le grandi milizie della Nazione Cattolica, sotto la guida, pensate, di Gedda, eccetera, no? Pio XII stesso, per riconquistare il terreno, ma ahimè sappiamo, no? Che non ha avuto un grande risultato. Le masse, soprattutto le masse sempre più secolarizzate, operai negli anni 50, la ricostruzione, le periferie urbane, eccetera, sono sempre più lontane dalla Chiesa. Ecco, così emerge allora lentamente quel famosissimo tema che tutti conosciamo, no? Che in fondo è stato, non ho trovato altri precedenti, forse ci saranno, è stato coniato anche nel suo stesso termine, la parola lontani, appunto da Mazzolari, quel famoso libretto del 37, del 38, I Lontani. Che era un tema molto dibattuto, fra l'altro, perché se voi guardate ancora quel libretto del 38, no? Pubblicato, ripubblicato ancora, vedete che nell'introduzione ci sono presenti vari interventi di preti su questa questione, quindi era un tema dibattuto, poi negli anni 50 si faranno convegni, pensate a Milano, il Don Ceriani con il centro orientamento pastorale, lo stesso Montini in Cattolica fanno dei convegni sul tema dei lontani, ma mi sembra che queste preoccupazioni, così per quello che conosco, siano state piuttosto di tipo tecnico, no? Appunto cominciamo a fare le statistiche, vediamo come fare, organizziamoci, troviamo delle strategie pastorali nuove. Mazzolari si chiama fuori dal coro in questo senso. Difatti, subito dopo la pubblicazione del suo libretto I Lontani, il suo vescovo, ma in fondo interpretando il pensiero di molti preti di allora, ma penso anche di oggi, gli scrive: caro Don Primo, cerca di scendere un po' al pratico e al concreto per dire come si possono praticamente attuare certi bellissimi suggerimenti. Tu parli così bene, ma in pratica come facciamo? La risposta di Don Primo: ho l'impressione che tra noi si esageri il concetto di pratico, fino a confondere o col menar la mano a chi deve fare. Anch'io sto cercando la strada e vorrei essere aiutato. La strada dei lontani nessuno la può tracciare toponomasticamente, cioè come sulla cartina o col navigatore, come si chiama. Perché dopo aver visto, o meglio intuito, il camminare è questione di anima, di temperamento, di calore, di comprensione, di audacia. L'animo dell'apostolo può essere suggerito e guidato da indirizzi e suggerimenti altrui e da proprie esperienze, ma non imprestato. Purtroppo oggi ha preso piede un concetto di pratico non spirituale, con danno immenso dell'iniziativa e spontaneità personale. Lo schema, la traccia, lo svolgimento, la traccia, la strada già tracciata, le schede, le cose facciamo noi. Tutte cose belle, perfette e scritte da grossi calibri della nostra cultura. Ma sono appunto i grossi calibri che raramente raggiungono il bersaglio. L'esperienza di soldato gli ha insegnato questo, no? I grossi calibri non colpiscono mai, punto giusto, le famose bombe intelligenti. Anche loro pensano di essere intelligenti, no? I lontani vogliono essere capiti, non importa se noi non siamo in grado di aiutarli, non lo pretendono neanche. Pretendono solo di vedere in chiarezza il volto di una religione che in fondo stimano ancora e dalla quale si sono staccati per delusione di innamorati. Ecco, forse oggi non è più neanche così, non è più un distacco, ma comunque il desiderio di vedere ci sia sempre. Dobbiamo darlo per scontato. Più che un'occupazione accidentale, deve essere una preoccupazione costante del nostro animo, una disposizione permanente del cuore, una passione che ci tormenti e ci sospinga, che inondi ogni profondità interiore e ne colori i pensieri, gli affetti, orientando ogni nostra attività. Quindi è una questione non del fare, ma di essere e di scegliere qualcosa di fondamentale. Bene, qual è la scelta fondamentale che fa Don Primo davanti a questo problema dei lontani? Mi sembra abbastanza evidente. È la scelta di affidarsi, e dico una cosa scontatissima, meno male, di affidarsi alla parola di Dio. Leggo un brano famosissimo da Impegno, da Tempo di Credere del 41, quindi tempo di guerra, tempo durissimo, ma che vale per tutti i tempi duri da qualunque punto di vista, un po' come anche il nostro per altri motivi.
Se uno ha fede nel fermento evangelico, deve lasciarlo operare, senza porgli limiti o condizioni di sorta. Forse è provvidenziale quest'ora di spaventosa impotenza. Era la guerra, ma ripeto anche oggi, a volte ci sentiamo in spaventosa impotenza, non è un po' così. Perché ci persuadiamo che è necessario abbandonare ogni questione di metodo, di forma, di organizzazione, per riprendere l'unico gesto e l'unico lavoro che urge, quello del seminatore, che esce a seminare dappertutto, lungo la strada, nei luoghi rocciosi, sulle spine, nella buona terra. Vedete che Mazzolari, quando scrive, ha sempre il Vangelo, sotto i polpastrelli delle dita, no? Viene fuori continuamente. Questo, l'immagine del seminatore. Perché il primo dovere dell'ora è seminare, l'unico dovere è seminare. Ecco, ora sarebbe bello, proprio in questa chiesa in particolare, rileggere, semplicemente riascoltare, ma lo si può fare, no? Per esempio è stato pubblicato recentemente, un paio d'anni fa, per cura di Paolo Trionfini, i discorsi, cioè non sono gli scritti, proprio le prediche che Mazzolari faceva anche in questa chiesa. Sono, secondo me, molto belli. Una tentazione che ho avuto, che però ho lasciato da parte perché non si può far tutto, era di fermarmi proprio sul metodo, come fa Mazzolari a predicare. Sappiamo che predicava molto bene, ma non è questione di capacità, proprio sul metodo, ma ecco. Mi fermo solo su alcune cose. Innanzitutto, questa parola è una parola ascoltata. Cioè Mazzolari, prima di predicare, ha predicato sempre a se stesso, leggendo, rileggendo, meditando. Ma non solo la parola, o il grande commentario biblico, che so io, l'articoletto della rivista tale e tale. Ma leggendola a confronto con la vita sua e della gente. Vedete? Questa tensione di nuovo, Cristo e l'uomo, ascoltata in questo modo. Dico delle cose banali, capisco, sto dicendo le cose banali, ma non così scontate, lo dico per me stesso. Oggi è già giovedì, non so quanti di noi sono avanzati nella riflessione sulla predica che faremo domenica, non lo so. Non lo so, dico per me. Parola meditata, riascoltata, rimeditata, a confronto coi problemi che la gente, che noi, che tutti abbiamo. Quindi quando predica Don Primo, la sua parola non è mai fredda, perché è collegata con la vita. Dice, non faccio le citazioni, fidatevi, no? Io sono di continuo a scuola della mia gente e sul suo cuore e sul loro cuore rileggo le pagine troppo fredde dei miei manuali teologici. E rileggo sulle pagine, sul cuore della gente. L'amore è immensità e il bene che ne deriva è una divina simpatia verso tutti, quindi questa attenzione. Il sacerdote non può essere un separato, il chierico. Non comprenderebbe più ciò che avviene nel cuore dell'uomo e ciò che costa vivere la fede nel mondo. Non c'è che una strada. Il sacerdote non ha una sua via. Deve passare per la strada di tutti, con la sua differenza che la sua via continua, anche se gli altri gliela chiudono, e che deve camminare anche se gli altri si arrestano. Faccio solo un esempio che forse è riportato anche nel bel testo che è stato messo nel libretto. Quando Mazzolari parla della messa festiva, l'esperienza comune che abbiamo tutti, no? Un parroco non deve avere fretta quando esce di casa. Oggi poi che abbiamo la macchina è un disastro, abbiamo magari 3-4 parrocchie, siamo obbligati a aver fretta, lo so, no? Ma sarebbe cercare di non aver fretta. C'è il povero che ha bisogno del nostro aiuto, del nostro saluto, anzi, il bambino di una carezza, la mamma di un conforto. Se non è preparato così, il nostro colloquio domenicale, ai piedi dell'altare, colloquio con la gente, rimane qualche cosa di troppo freddo, di troppo liturgico, con rispetto per la liturgia, ma sapete, ingessato, no? Perché non c'è il contatto. Il Vangelo, prima di predicarlo, bisogna farlo passare attraverso la nostra povertà, e la nostra voce avrebbe un tono diverso. E la povertà tante volte la scopri proprio a contatto della gente, no? Che vive situazioni più problematiche delle tue, delle mie, eppure, no? Quindi, questa, il pane e il vino che tengo in mano in questo momento sono il frutto della terra lavorata dal mio popolo, la sua fatica che sta per essere riposata in un misterioso incontro con il Signore. Quindi una parola ascoltata, ma in questo senso profondo e, diciamo, bilaterale, su Cristo, sulla parola e sulla vita. Poi una parola annunciata. Anche qui sembra scontato, ma non dimentichiamo che a quei tempi la messa si diceva in latino, quindi anche il Vangelo si leggeva in latino, poi Don Primo, come tutti i preti di allora, lo traducevano in italiano. Ma questa scelta di fermarsi sulla parola, adesso per noi sarebbe scontata, ripeto, dopo il Vaticano II,
sarebbe. Ma allora non lo era. Invece Mazzolari insiste sempre a predicare sulla parola di Dio. La parola, non altro. Per esempio, perdonate, non una morale distaccata dalla fede, dall'annuncio positivo. Leggo le sue parole. C'è una maniera di intendere la parola divina che non mi persuade, e sarebbe questa. Anche se uno non crede, dovrebbe vivere la morale che è dettata dalla fede. È richiedere troppo alla media dei lontani, perché ognuno è soltanto obbligato a camminare con la luce che ha, cioè a fare la verità di cui è in possesso. Assai pochi riescono a discernere la parola di vita che c'è dietro ogni proibizione morale. Il Vangelo è tutto fuorché una parola negativa, è vita, fuoco, fermento, passione divina. Lo so bene, sono prete anch'io, per quanto che dobbiamo dire di sì, di no, dobbiamo parlare anche di cose, ci mancherebbe, anche di morale. Ma ogni tanto almeno, se noi riuscissimo a far brillare, pensate che è il confessionale, a far brillare, che è una cosa bella però, che è fuoco, che è fermento, che non è, non può, una serie di, una vice, è un ricettario questo sì, questo, ma che, e che a partire da lì ora puoi, certo puoi affrontare anche il sacrificio, la rinuncia, tutto, no? Anche, ma, perché prima c'è un credo prima di un dovere, no? C'è un indicativo salvifico, si dice una volta prima dell'ordine, del precetto. Bisogna in qualche modo che lo facciamo sentire questa cosa qua, sia nella pastorale sia anche in quella presenza pubblica che possiamo avere, che facciamo cogliere questo, è un po' importante. Sappiamo bene quante invece a volte la parola, la parola che non vuol dire poi appunto l'esegesi, che sarebbe un'altra cosa fredda, no? La parola, proprio macerata. Faccio un esempio da un suo discorso tenuto in questa chiesa. Come spiegava la gente, molto semplice, la bellezza di Cristo, del Vangelo. Un esempio fra i tanti. Il Signore permette che noi deviamo dalla strada buona, ma poi quando la strada buona diventa un baratro, eccolo, con le sue braccia aperte, come la croce, a indicarci il nostro sbaglio, a riprenderci amorevolmente, per riportarci sul giusto sentiero. Voi sapete cos'è il paradiso? Il paradiso è sentire che c'è un cuore divino che non si stancherà mai di battere per l'uomo, anche se l'uomo lo rinnega, che c'è qualcuno che non si stancherà mai di spalancare le sue braccia, anche se noi andiamo lontano. Qualcuno che è disposto a lasciarsi spaccare il cuore per dare un porto a questo povero mondo. Con parole semplici, ma che si capiscono, che si capiscono. Certo non basta predicare. C'è la parola da vivere, no? Ecco ora, tra i tanti modi in cui Mazzolari vive questa parola, scelgo proprio questa, come ha fatto con i lontani, come questo aspetto dei lontani, insomma. E un primo modo, evidentemente, è quello di ridurre la lontananza. Leggo sempre i suoi testi. La lontananza, qualche volta, l'abbiamo creata noi. Si parla di lontani, darebbe la voglia di domandarci, e gli allontanati, dove sono? E nessuno si batte il petto per quelli che noi abbiamo messo fuori di casa, che non abbiamo saputo chiamare, o che con le nostre ombre abbiamo distaccato da questo invito divino, che è rappresentato dalla presenza amabilissima di Cristo. Questa è una domanda che dobbiamo farci tutti noi. Se la gente è lontana, un po' ce l'avremo anche noi qualche responsabilità, no? Io dico di sì, per me, poi. Io posso fare un elenco anche di persone che possono essersi lontane per causa mia. Lo so, penso che ognuno di noi potrebbe fare questo. E poi, abbiamo visto, no, quel brano nella guerra, come sappiamo, come ci dice il Vangelo, Dio è presente nell'esperienza umana. Noi siamo i discepoli di un Dio fatto carne, fatto non solo uomo, fatto carne. Ebbene, io sono convinto, ma lo sappiamo tutti, ripeto ancora delle cose banali, che ci sono delle esperienze particolari che ogni persona vive, di qualunque situazione, qualunque appartenenza sia, qualunque credo, qualunque religione, qualunque atteggiamento, queste esperienze le vive. Io sono abituato a riassumerle in quattro, ma possiamo aggiungerne altre, vi dico quello che penso io di solito. Nascere, amare,
soffrire, morire. Nasce. Queste cose tutti gli uomini e le donne le fanno. Nascere, amare, soffrire, morire. E sono esperienze profonde perché sono quei momenti in cui, capita anche noi facciamo questo, tocchiamo con mano, intuiamo il mistero della vita, diciamo così. Nascere, morire, amare, soffrire. Intuiamo il mistero della vita. Questa gran... ecco. E quindi forse anche una persona, o soprattutto una persona che non ha subito una risposta di fede, una luce di fede che dice, ah sì, ma questo vuol dire questo, vabbè. A volte tocca ancora più con mano, no? Vive un'esperienza ancora più profonda. Allora il primo atteggiamento da avere, parliamo, ripeto, non di metodi ma di atteggiamento, è un senso di profondo, ma di sincero, profondo rispetto. Leggo un passo di Mazzolari che riguardava i carcerati, ma vale per qualunque situazione di sofferenza o di dolore. Quando il cristiano ha vergogna di un uomo, anche se recitiamo il credo a voce spiegata, abbiamo rinnegato il Vangelo e il Cristo. Come batte questo cuore, il cuore di quest'uomo, di questa donna? Come il mio, il vostro. Che cosa chiede questo cuore? Ciò che ognuno di noi chiede. Che cosa ha di più o di meno? Una sofferenza che noi non abbiamo. Possiamo giudicare la sofferenza? Non possiamo giudicare il dolore dell'uomo. Lo si raccoglie, lo si riprende in mano. È il Cristo in croce. Il Cristo in croce non lo si giudica. Il Cristo in croce attrae tutti a sé. Il dolore non importa se meritato o innocente, gli sta bene. Se puro o gravato da colpe, se l'è cercata lui. Il dolore va consacrato dalla nostra pietà, in nome di colui che l'ha fatto suo, trasformando in chiesa anche il carcere, aggiungiamo altri luoghi, e mettendosi sulle spalle il perduto per la gioia di tutti. Ecco la misericordia, o se volete, il misericordioso. Ripresentatevi Cristo, che ha voluto prendere ogni nostra somiglianza per usarci misericordia. Egli comprende la lebbra del lebbroso, le tenebre del cieco, la strana povertà del ricco. Questo rispetto, capito, che anche qui non si può imprestare, direbbe Mazzolari, dobbiamo sentirlo, è il modo stesso di guardare, come guardiamo le persone, certe persone soprattutto, no? O come ci parliamo. È che qui, sappiamo benissimo, abbiamo davanti Gesù Cristo tutti i momenti, no? Tutti i giorni, in ogni pagina del Vangelo, come guardava Lui le persone, soprattutto quelle più peccatori, o in difficoltà, o straniere. Lo sguardo. Il rispetto. Il rispetto non lo si dice, lo si sente, lo si esprime, lo si fa vedere, lo si palpa. E poi, naturalmente, come diceva Mazzolari, noi dobbiamo sempre sentirci tutti, no? Che siamo parroci, non so, parroci dei lontani, questa famosa espressione. Leggo sempre dal romanzo autobiografico quando questo prete arriva nella sua nuova chiesa e c'ha lì quattro vecchiette, forse neanche, e non c'è nessuno, ora si gira, come una volta, e vede nessuno. Allora cosa scrive, cosa commenta? Al Vangelo, quando si voltò, non c'erano più di 20 persone. Parlò a quei pochi, col cuore di là, verso la grande chiesa dei lontani. La messa che il cuore del Padre ha fatto carne non è l'agonia delle assenze? La sua vocazione veniva così segnata nella sua povera anima di sacerdote, in quel mattino di circoncisione, era il primo dell'anno, nel deserto della sua chiesa. Sarebbe stato il parroco dei lontani. Qualche cosa incominciava, l'attesa, ma mentre egli era ancora lontano, di nuovo ci scappa il Vangelo, suo padre lo vide e fu mosso a compassione e corse. Io penso che su questo, spero, perché ogni tanto vedo che siamo ancora tutti d'accordo, non so, io se non voglio sostituirmi, dico quel che penso lì veramente. Che noi, se io ho una parrocchia di 3.000 persone, io mi ritenga ancora parroco di 3.000 persone e tutti quelli che si aggiungono, sono d'accordo? Non so, siamo ancora... Non dei 300 che frequentano, ma non per imperiali, perché io voglio essere dominante. No, perché Gesù Cristo, a Gesù Cristo gli interessano tutti i 3.000, anzi poi anche tutti gli altri. Non è così, anche quelli di passaggio, quindi io non mi posso sottrarre, io sono parroco di tutti, cioè sono a servizio di tutti, proprio perché non siamo cappellani, noi non siamo cappellani di nessuno, né dei frequentanti, né della chiesa istituzionale, né di un movimento per quanto eccelso, né dell'uno né dell'altro, no, siamo testimoni di Cristo, e Cristo è per tutti, dunque, mi sembra ovvio, scusate le banalità che vi sto dicendo.
E ancora, Mastrovari dice che il parroco deve essere un poeta. Non è una sciocchezza questo, non è così una cosa da sognatore come qualcuno gli ha attribuito. È molto sottile questa cosa. Il poeta chi è? È quello che al di là di questo muro, di questo microfono, vede un'immagine, qualcosa di più profondo di quello che vede con gli occhi. E questo è la fede. Senza poesia, scrive Mastrovari, non c'è fede. Senza poesia l'apostolo muore. Senza poesia il parroco diventa il seppellitore, il funzionario. Senza questa poesia di fede, la parrocchia ha la sua poesia come poche altre realtà sociali, ma per avvertirne e gustarne la bellezza ci vuole un'incantevole semplicità di fede e di sentimenti. Faccio solo un esempio dei suoi discorsi. È Venerdì Santo in questa chiesa, la gente viene a baciare il crocifisso, come sappiamo tutti, tutti vengono a baciare il crocifisso, pochi poi vengono alla comunione magari il Sabato Santo o il giorno di Pasqua. Io guardavo i baci dei miei uomini, stanchi. Il bacio di un uomo stanco, di un uomo affaticato, il bacio di un uomo che a un certo momento porta nei lineamenti quella sfiducia tremenda di tutto quello che la vita può dare ad una povera creatura che si chinava e baciava. E poi continuando a riflettere sul fatto che appunto molti di questi non arrivano poi alla balaustra della comunione la domenica, qualcuno non è arrivato alla balaustra, ma è arrivato alla comunione col crocifisso. Quando baciava il cuore, il costato di Cristo, io sentivo quel momento di comunione dolorosa, profonda. Ecco cosa vuol dire essere poeti, cioè andare al di là e guardare le cose nel profondo. Che cosa vuol dire per questa persona questo bacio, questo gesto? Che cosa vuol dire quel suo non andare oltre? Ma non importa, ma coglierlo nelle profondità. Ogni creatura può essere guardata sotto due punti di vista, ma per vedere il lato buono ci vuole un occhio chiaro. Per avere l'occhio chiaro bisogna lavarlo continuamente alla fonte di Siloe, che è la fonte dell'amore, cioè, come sappiamo, Cristo. Ma guardate, questo qui non è altro che il Vangelo, ripeto, no? Non è così, nella sua semplicità. Ma mi fa piacere, molto piacere, dire che questa è anche la tradizione della Chiesa. Quando nella preghiera eucaristica siamo al culmine, no? Della vita cristiana, cosa diciamo? Ricordati, Signore, di coloro dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu solo. Qui dobbiamo pensare, tu solo hai conosciuto la fede. E poi ancora diciamo, nel momento proprio culminante, questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti. Faccio una preghiera pubblica ai vescovi e ai liturgisti. Mi raccomando, non cambiate, non mettete per molti, come stanno dicendo, per carità, perché la vogliono spiegare alla gente, quel molti vuol dire tutti. Ma è così bello, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, è una delle parole, alcune della celebrazione eucaristica, per tutti. Per tutti. Bene, infine, perché vedo che mi sto allungando, Terza cosa, quindi, vincere, chiedersi se la lontananza non dipende da noi, l'ho già detto, il rispetto per le esperienze umane, qualunque, e poi la testimonianza del Vangelo, certo, e il Vangelo, appunto, sappiamo, è misericordia. Ma di più, pensate, parlando sempre della croce, guardando la croce, quando Cristo dice, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ecco, questo, diciamo, concetto, questo atteggiamento dell'attirare. Vedete, quando parliamo di lontani siamo preoccupati di dire cosa possiamo fare per andare o per far venire. Ma questa idea che forse è fondamentale è attirare. E per attirare ci vuole qualcosa che attiri. E noi sappiamo che può attirare solo Lui. Quindi, questo ravvivare, come devo dire, la bellezza, lo splendore del Vangelo nella sua umiltà, nella sua semplicità, questo può attirare, non ci deve importare, ma ecco, fare in modo che sia attraente, come lo è stato per noi, come lo è per noi. Qui Mastrovari si fa un esempio in una delle sue ultime conferenze fatte a Genova, famosa, è stata pubblicata anche questa, fa un esempio molto chiaro, quello di Charles de Foucault, oggi è stato riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa, no? Appunto come santo, allora non lo era ancora, quindi ancora più significativo. Questa testimonianza silenziosa in mezzo ai beduini, che so io. Dice Mastrovari, perché Charles de Foucault non ha predicato il Vangelo a questi nostri poveri fratelli del deserto? Perché non è diventato un apostolo? Sono domande che è bene che noi ci poniamo, perché il problema dell'apostolato incomincia a diventare preoccupante. Vedete, bisogna dissodare certi terreni. Oggi c'è una tale indisposizione verso la religione in certi ambienti che non possiamo dire una parola senza che questa parola venga interpretata piuttosto male che bene. C'è qualcosa che va avvertito prima della parola. Se il Cristo di Nazareth non ha detto una parola per tanti anni, 30 anni, io mi permetto di chiosare,
i 9 decimi della sua vita Cristo ha taciuto, ha parlato 1 decimo della sua vita, 30 anni. Vuol dire che ci sono situazioni spirituali che non hanno bisogno di parole. Charles de Foucauld era lì, vicino a quella gente. Non potevano non avvertire che qualcuno era con loro. Prima di organizzare, prima di predicare, bisogna che qualcuno si accorga che c'è qualcuno. E io credo che per far accorgere quelli che sono lontani che c'è qualcuno, questa della vicinanza sia la strada migliore. Voi mi domanderete, quando si arriverà a far sentire per questa strada il senso del Cristo? A noi non importa il tempo. Charles de Foucauld che cosa porta laggiù di questa religione che ha dentro? Porta l'amore senza limiti di queste creature, incomincia a essere il fratello di tutti, il fratello universale. O noi accettiamo una dichiarazione di amore, che è quella di Cristo ovviamente, che va fatta senza restrizioni, senza misure, oppure dobbiamo diventare quella povera gente che ormai siamo, noi preti. O pastori o mercenari, o l'amore di Cristo o i nostri mezzucci. Non c'è alternativa. Quindi questo è possibile soltanto condividendo lo Spirito di Cristo. Cito altre parole, nessuno è fuori dalla carità. Ogni uomo, anche colui che non ha mai conosciuto la casa o che la casa ha rinnegato, persino colui che si è dovuto mettere fuori per tutelare l'integrità della casa, è nella nostra carità come la pecora perduta nella carità del pastore più delle 99. E cita Bossuet, la carità non conosce il limite perché viene da uno spirito senza limiti. Se niente fuori dalla paternità di Dio, niente fuori dalla carità della Chiesa. Non accettare tutto, ma tutto comprendere. Non tutto provare, ma tutto perdonare. Non tutto adottare, ma cercare in ogni cosa la scintilla di verità che vi si trova come imprigionata. Questa è una vecchissima idea, dei primi secoli della Chiesa. La scintilla di verità che è imprigionata. Non respingere un'idea né una buona volontà per quanto falsa e debole. Amare le anime come Gesù Cristo le ha amate, fino alla sofferenza, fino alla morte. Ripeto, è semplicissimo a dirlo. Ecco, allora la parrocchia deve tornare ad essere una casa comune, lo strumento efficiente di una carità senza limiti, come senza limiti sono i bisogni dei parrocchiani, dei vicini, che sono pochi, e dei lontani, che sono molti. E naturalmente, il prete. Ci si salva salvando. Questo è un grande principio tridentino, per dire, no? Quindi, non diciamo che Massolari è di qua o di là. Questi sono principi tradizionalissimi, vi ho citato prima i semi del verbo presenti. Questo è un principio tridentino, ci si salva salvando, la cura d'anime, Concilio di Trento. Si rimane nella Chiesa se si ha il coraggio di uscirne per ricondurre nel prodigo. Si è pastori a patto di ascoltare il lamento della pecora perduta e di lasciarle sicure per cercare, ritrovare, riportare sulle spalle e sul cuore proprio la perduta. E allora posso concludere, due piccole conclusioni, la prima è questa, vedete si tratta alla fine, io ho detto, sono cose molto semplici, si tratta di una questione di fede, io ce l'ho questo, lo penso tante volte, noi preti, anche noi facciamo fatica a credere, no? Abbiamo i nostri problemi di fede, non è così, sono prima di tutti gli altri problemi. Ebbene, cosa dice Mazzolari? Impariamo da Dio ad avere pazienza, cioè credere nell'azione nascosta ed efficace di Dio. Questa è una questione di fede, non è questione, capite, di scelte pastorali o di valutazioni sociali o di essere di destra o di sinistra, è questione di fede, Dio com'è, come si è rivelato in Cristo come si è rivelato come uno, ecco, è lì da vedere. Impariamo da Dio ad avere pazienza. Ci sono delle parole che non possono raggiungere certi vuoti o certe maniere di riempire i vuoti umani nella nostra povera esistenza. Bisogna lasciare decantare certe certezze o certe disperazioni della vita. Il Dio ha tante maniere di arrivare alle anime. Siamo noi che qualche volta frettolosamente vogliamo allungare il passo di Dio e non sappiamo che facciamo piuttosto male che bene a colui che resiste. Perché c'è un ultimo dubbio, uno dice, ma questi lontani poi gli interessa qualcosa? Ecco, le obiezioni che facevano Mazzolari erano queste, no? Ma dice ormai il famoso Don Mondelli che scrive appunto in quegli anni su Vita Cattolica, mi pare, dice, la nostra mano è tesa invano perché tanto non gli interessa. La risposta di Mazzolari, il lontano non lo guarirò, ma lo amo. Il miracolo non è la guarigione, è l'amore. Importa solo lavorare, pregare, soffrire perché il Cristo riappaia su tanti volti cari devastati dalla lontananza e dall'esilio. Questo è l'uno necessario. E in questa luce, e questo per me credo sia di grande consolazione per tutti noi,
perché la vita del prete consiste anche con tanti, direi con un continuo fallimento, se mi permettete, no? E comunque la nostra vita, alla fine, quando ci troviamo poi incapaci, impotenti, ammalati, vecchi, cosa facciamo? Quindi questo fallimento fa parte, ma non è fuori luogo, fa parte anch'esso delle vie di salvezza, non è così? Come Cristo. Seme Mazzolari, una vita mancata, come è mancata ogni vita di prete, come è mancata quella di colui che muore sul Calvario. Per un'anima che gli si apre, mille gli resistono in un'ostinazione invincibile. Eppure Cristo, prima di giudicarlo il prete, ha condiviso e assunto la sua povera vita. Cioè se io assumiamo il modo di fare di Cristo, poi lui assume non solo il nostro modo di farla, noi stessi. Per cui non ci lascia morire del tutto, anche se ci chiede di perderci completamente, non ci lascia andare del tutto. La conclusione proprio ultima era questa, che il Vaticano II, che Mazzolari non ha visto, ha riconosciuto solennemente e ufficialmente questa idea di Chiesa. Leggo solo un brano di Paolo VI, due righe di Paolo VI, quando dice: la Chiesa non deve fermarsi in un atto di compiacenza su se stessa, ma non deve dimenticare da un lato Cristo, da cui tutto riceve, a cui tutto deve, dall'altro l'umanità al cui servizio è destinata. Cristo, l'umanità. Tra lui e il mondo ella si pone, non paga di sé, non diaframma opaco, non fine a se stessa, ma sollecita di essere tutta di Cristo e tutta degli uomini, fra gli uomini e per gli uomini, umile e glorioso tramite del Salvatore. E poi ancora il Vaticano II, come sappiamo dall'Lumen Gentium, ricorda che in tutto ciò che di buono e di vero si trova un bene dato da colui che illumina ogni uomo finché abbia finalmente la vita. E ancora, Lumen Gentium ricorda che chi non condivide questo spirito grande, ma più bello di così, di Dio, come si è rivelato in Cristo, può essere nella Chiesa, anche al cuore della Chiesa, ma c'è soltanto col corpo se non c'è col cuore. In questo modo non è veramente nella Chiesa. Quindi noi che siamo comunque al cuore della Chiesa, quanto ministri della Chiesa, dobbiamo sempre chiederci se siamo al cuore, che il cuore della Chiesa è il cuore di Cristo, è l'Eucaristia, quindi a questa sua tensione illimitata. Se non siamo in quella tensione lì, siamo nella Chiesa ma non ci siamo. Questo dice il Vaticano II. Non si salva, anche se incorporato nella Chiesa, colui che non perseverando nella carità, la carità è quella di Dio, rimane sì in seno alla Chiesa, col corpo, ma non con il cuore. A chi non piace il Vaticano II, ce ne sono, si può richiamare l'esempio di Charles de Foucault, che è stato fatto santo dall'autorità del Papa, quindi penso che siamo d'accordo. Insomma, in un modo o nell'altro non abbiamo scuse. Poi, ripeto, buttiamo via tutto come facevano i santi quando abbiamo il crocifisso. Ecco, lì c'è tutto. E uno dice, allora, non è... non abbiamo scuse, ma soprattutto siamo tranquilli, insomma, no? Abbiamo un compito bellissimo. Non ci viene chiesto nient'altro che questo, che è una cosa grandissima, certo, ma proprio per questo far risplendere una briciola, una scintilla di questo amore infinito dal quale noi per primi siamo stati conquistati, siamo stati salvati, vinti. Alla fine, ripeto e concludo, è solo una questione di fede. Solo credendo noi possiamo aiutare i nostri fratelli nella fatica del credere. Come del resto Cristo stesso, noi diciamo è la verità, ma sappiamo tutti che ha fatto anche lui fatica, no, a credere, ad affidarsi del Padre. Solo credendo possiamo aiutare gli altri ad avere fede. Con le parole di Mazzolari, far diventare viva la parola vuol dire averla viva per sé e per quello che essa è negli altri. E così sia.